Ciao ragazzi, dopo la nostra lezione introduttiva sull'età napoleonica, adesso ci addentriamo un po' di più nello studio di Ugo Foscolo, della vita e della produzione di Ugo Foscolo, che sicuramente è il simbolo di quest'età, perché in lui vengono riassunti i canoni, diciamo il massimo del neoclassicismo e poi le caratteristiche tipiche del preromanticismo. Ugo Foscolo vedremo sin da subito che è una persona straordinaria, nel senso che si mostra subito come una personalità d'eccezione, una sorta di genio, un po' come Napoleone, anche se non a livello politico in questo caso. È importante perché con lui, diciamo che cambia un po' la figura del letterato, diciamo che con Foscolo il poeta prevale sul letterato, cioè chi era il letterato? Il letterato era colui che viveva della letteratura, cioè campava vendendo le opere che effettivamente produceva. In Foscolo c'è qualcosa di più, la poesia diventa il valore alto a cui tendere, il valore che dà senso alla vita, a prescindere dall'orientamento cortigiano. Ecco, in questo prenderà le distanze, ad esempio, da Vincenzo Monti, che abbiamo visto essere un intellettuale cortigiano che si piega in base al signore che in quel momento è al potere. Quindi per Foscolo avrà questo grandissimo valore la poesia. E prima di passare ad analizzare un po' la vita, oggi parleremo un po' della vita, della formazione, del pensiero di Foscolo, vorrei presentarvi l'autore tramite un autoritratto che Foscolo traccia di se stesso in questo sonetto, anche perché poi sta a voi fare il confronto con l'autoritratto che all'epoca abbiamo letto di Alfieri. Solcata o fronte, occhi incavati intenti, crin fulvo e munte guance, ardito aspetto, labbro tumido acceso e tersi denti, capo chino, bel collo e largo petto, giuste membra, vestir semplice eletto, ratti i passi, i pensieri, gli atti, gli accenti, sobrio, umano, leal, prodigo, schietto, avverso al mondo, avversi a me gli eventi. Talor di lingua e spesso di man prode, mesto i più giorni e solo, ognor pensoso, pronto, iracondo, inquieto, tenace. Di vizi ricco e di virtù, do lode alla ragione, ma corro ove a cor piace, morte sol mi darà fama e riposo. Allora, questa descrizione è una descrizione interessante perché vediamo già da questi primi versi come Foscolo sia l'uomo delle passioni. Ho la fronte solcata, quindi ha delle rughe di espressione sulla fronte, le rughe date da un uomo che sta pensando, e ho gli occhi incavati, quindi con le occhiaie, intenti, cioè concentrati a guardare qualcosa. Ho i capelli rossi, ho le guance munte, cioè sono magro in viso, e ho un aspetto ardito, coraggioso, perché appunto sono intrepido. Ho le labbra gonfie, accese, ho un bel paio di labbra e denti chiari, capo chino, cioè, ma non capo chino come nel senso di reverenza, capo chino perché quasi sembra portare il peso dei pensieri, bel collo e largo petto, quindi quando procedo ho un bel modo di camminare, cammino con orgoglio, ecco. Sono proporzionato alle membra giuste e diciamo che mi vesto in un modo semplice e scelto, quindi non sono, come dire, non vado a vestirmi così alla buona, sono attento in ciò che indosso e cerco di trovare un'eleganza basata sull'equilibrio, sull'assenza di eccesso, non cerco lo sfarzo. I miei passi sono rapidi, così come sono rapidi i miei pensieri, le azioni, gli accenti, cioè i toni delle azioni che compio. Sono sobrio, sono diciamo morigerato, sono umano, cioè provo dei sentimenti, sono leale, sono prodigo, cioè sono pronto ad aiutare il prossimo e sono sincero. Sono nemico del mondo e gli eventi del mondo sono nemici a me. Foscolo è nemico verso il mondo perché? Perché non riesce a sopportare l'ingiustizia, non riesce a sopportare la politica che piega, la limitazione della libertà, un po' come Alfieri. E in più ha quest'altra caratteristica che Alfieri manca. Per Foscolo gli eventi sono nemici rispetto al poeta, perché Foscolo crede alla presenza del fato, crede che questo destino in modo cieco punisca gli uomini, stabilisca un po' le sorti di ciascuno, e l'uomo non può fare più di tanto se non accettarli. Sono rapido di lingua, cioè ho la battuta pronta, so rispondere bene e a tono e a volte anche di mano, cioè arrivo anche concretamente ad agire.
Sono triste la maggior parte dei giorni e sono solo, sono sempre pensieroso, ma allo stesso tempo sono pronto all'azione, sono iracondo, sono acceso dall'ira, sono inquieto e sono tenace, rimango fermo nelle mie posizioni. Questo riferimento a solo e pensoso richiama ovviamente il solo e pensoso di Petrarca. E quando diceva solo e pensoso, i più deserti campi vo misurando, cioè quando Petrarca dice che ricerca la solitudine perché i luoghi solitari, perché vuole evitare lo sguardo delle persone che in qualche modo si erano resi conto che Petrarca era innamorato di Laura e quindi lui non riusciva a celare, per vergogna cercava la solitudine. Sì, Foscolo invece cerca la solitudine perché c'è questa inquietudine dentro che lo tormenta in qualche modo. Sono ricco di vizi e di virtù, cioè in me coesistono luci e ombre. Lodo la ragione, ma corro lì dove il cuore piace. Questa è forse il verso che più esprime l'età, cioè concretizza, sintetizza l'età napoleonica. Cioè, do lodo alla ragione, quindi c'è qualcosa del Settecento in me, l'esaltazione della ragione, però poi alla fine vado dove mi porta il cuore, cioè sono le passioni che mi indirizzano. Solo la morte mi darà fama e riposo. Mi darà riposo perché la morte per Foscolo è vista come la fine di tutto, perché ha una concezione materialistica della vita. E la morte darà fama perché il ricordo delle persone che si sono distinte permette a queste ultime di avere l'illusione di essere immortali. Quest'ultimo verso è la sintesi del pensiero a cui arriverà Foscolo, ma di questo ne parleremo nel corso della nostra spiegazione. Ecco chi è Ugo Foscolo. Andiamo a vedere un pochino qualche cenno biografico. Lo seguiamo guardando questa linea del tempo. Allora, Ugo Foscolo nasce nel 1778 a Zacinto o Zante. Zante è una delle isole Ionie, quindi siamo nel Mar Greco, e all'epoca quest'isola apparteneva al dominio veneziano. La mamma è di origine greca, mentre il padre, appunto, è veneziano. Questo legame con la Grecia lo dovete tenere presente perché Foscolo considererà la Grecia la propria patria culturale, la patria della poesia, e in questo si sentirà il diretto erede di Omero, quindi diciamo che si sente investito di una sorta di missione poetica. Si nasce lì a Zante, vive i primi anni della sua esperienza, della sua vita lì a Zante, ma poi alla morte del padre praticamente si trasferisce, quindi vede, studia a Spalato, si trasferisce praticamente a Venezia. Si trasferisce a Venezia perché diciamo che la madre non riesce a mantenere economicamente i figli lì nella propria terra, quindi si sposta presso la famiglia del marito, si sposta a Venezia stessa ed è lì a Venezia che Foscolo compie i propri studi umanistici. E in quegli anni praticamente scopre l'esistenza di questo Napoleone Bonaparte. Scopre i principi rivoluzionari, vede la figura di Napoleone come l'incarnazione, scusatemi, degli ideali della rivoluzione francese, lo vede come il liberatore dei paesi afflitti dal dominio straniero e addirittura gli dedica un'opera, A Buonaparte Liberatore, un'ode in cui appunto esalta e vede Napoleone come colui che verrà a liberare l'Italia, in modo particolare dal dominio austriaco. Quindi fondamentalmente Foscolo vede Napoleone come un leader. In realtà resterà praticamente deluso, pesantemente deluso, nel 1797, quando appunto Napoleone stipula il Trattato di Campo Formio. Ve ne parlavo nella scorsa lezione, che cos'è questo trattato? È un trattato attraverso il quale Napoleone cede Venezia all'Austria in cambio della liberazione di Milano. Venezia non era un dominio francese, non è che Napoleone prende una propria terra e fa cambio con l'Austria, prende una terra che era libera perché Venezia era una repubblica e sappiamo che una delle repubbliche era l'ultima repubblica marinara. Ecco, Napoleone sacrifica la libertà di Venezia per liberare Milano, che dal suo punto di vista era molto più strategica. E per ripagare, ripeto, l'Austria di questa perdita regala uno sbocco sul mare. Foscolo rimane particolarmente sconvolto da questo rimane particolarmente sconvolto da questo evento, anche perché lui si era arruolato tra i volontari delle truppe napoleoniche, cioè lui era sceso in campo. Quando si sente tradito, vive una profonda crisi. Crisi che lo porterà ad abbandonare Venezia, anche perché quando Venezia passa sotto l'Austria, vengono emanate delle liste di proscrizione. Cosa sono le liste di proscrizione? Sono delle liste in cui vengono indicati i nomi
delle persone ritenute nemiche dello Stato. Siccome Foscolo aveva militato sotto Napoleone, era visto come un nemico dagli austriaci, per cui per non essere preso in carcere o peggio ucciso, decide di allontanarsi da Venezia e comincia a viaggiare. Comincia a viaggiare un po' per l'Italia. Ad esempio, si rifugia inizialmente sui Colli Euganei. I Colli Euganei si trovano praticamente a Padova, quindi siamo sempre nel Veneto, ma non è l'unico posto che viene in qualche modo visitato. No, vabbè, qua è andato un pochino più avanti, però fa niente. Non è l'unico posto che viene effettivamente visitato da Foscolo. Foscolo si stabilizzerà poi alla fine a Milano nel 1798. A Milano è importante sottolineare il fatto che Foscolo collabora con alcune riviste patriottiche, perché lui quel desiderio di lotta, di difesa della libertà ancora non si è spento. Milano sappiamo che in questo momento è libera perché appunto è stata liberata da da Napoleone che, ripeto, l'ha scambiata con Venezia. A Milano collabora con riviste patriottiche, lui stesso ne fonda una, il cosiddetto Monitore d'Italia, cioè colui che guida che dà degli insegnamenti su come liberare l'Italia stessa. E a Milano entra in contatto in modo particolare con Monti, che sappiamo essere un intellettuale cortigiano, il principale esponente del neoclassicismo, e soprattutto entra in contatto con Parini. Parini morirà nel 1799, quindi qua siamo nel 98, lo conosce proprio negli ultimi anni di vita e Parini sarà un modello per Foscolo, soprattutto per la sua idea di poesia civile. Un po' più tardi conoscerà anche Ippolito Pindemonte, quindi diciamo che negli anni milanesi Foscolo entra in contatto con la produzione artistica italiana neoclassica ed è attento anche alla produzione europea di quegli anni, quindi la produzione preromantica inglese, tedesca, eccetera. Intanto che cosa succede? Sappiamo che c'è un'evoluzione nella storia, diciamo nell'escurso storico di Napoleone. Queste repubbliche giacobine, queste repubbliche che erano nate sul modello del mondo francese, cominciano a cadere. Cominciano a cadere e nel 1804 nasce l'impero napoleonico e nascono i cosiddetti regni napoleonici, cioè quei regni che Napoleone affida a persone di fiducia, tra cui i suoi parenti, per governare meglio il proprio dominio. A questo punto, Foscolo cosa fa? Dovrebbe sentirsi nuovamente deluso da Napoleone e invece no, si arruola con l'armata francese per sferrare l'attacco contro l'Inghilterra. Come mai decide comunque di aiutare Napoleone? Perché per Foscolo Napoleone è comunque il male minore, è sempre meglio rispetto agli austriaci, perché anche quando, tra virgolette, ha regalato Venezia all'Austria, l'ha fatto per un bene maggiore, cioè per liberare Milano, non l'ha fatto per sede di potere. Ecco, almeno questa è l'idea che Foscolo ha di Napoleone. Quindi, per Foscolo, Napoleone, anche quando sbaglia, anche quando crea un impero, lo fa sempre illuminato dalla ragione, lo fa sempre agendo nell'interesse del popolo, delle persone. Ovviamente non è così, però Foscolo ha questa idea un po' distorta di Napoleone, lo vede sempre come l'alternativa migliore rispetto agli austriaci. Voi sapete benissimo che la campagna di conquista dell'Inghilterra non va assolutamente a buon fine, Napoleone non riesce a conquistare l'Inghilterra. Allora a questo punto, dopo il periodo francese, Foscolo ritorna a Milano e a Milano incontra una donna, una delle tante, Antonietta Fagnani Arese. Ha un doppio cognome, quindi vuol dire che la donna è sposata. E diciamo che Foscolo, anche come Alfieri, avrà una particolare attenzione per le mogli degli altri. Avrà una serie di amanti, anche lui non si sposerà. Questa Antonietta Fagnani Arese è una delle tante amanti di Foscolo che verrà ricordata in una sua opera, L'amica risanata, L'amica risanata, ma di questo ne parleremo nella prossima lezione. Allora, ritorna a Milano e nel 1806 riprende la propria attività letteraria. Intanto che cosa gli succede? Nel 1808, grazie proprio all'intercessione di Monti, ottiene la cattedra di eloquenza all'Università di Pavia. Quindi praticamente comincia a lavorare, a tenere delle lezioni e mostra grande attenzione e per la critica letteraria, quindi attento a testi contemporanei, testi antichi, testi latini, greci, ma anche della tradizione letteraria italiana, e mostra grande attenzione per la storiografia. Ad esempio, rilegge Vico, come farà anche Manzoni. A causa di problemi economici, praticamente si sposta da Milano, si sposta a Firenze, nella cosiddetta Villa di Bello Sguardo, e lì
frequenta il salotto della contessa d'Albany. La contessa d'Albany, se ve la ricordate, era l'amante di Alfieri, la fidanzata del pretendente del futuro re d'Inghilterra, per intenderci. Quindi, come vedete, Foscolo, si mantiene attivo a livello culturale, frequenta luoghi stimolanti, perché appunto questo salotto era un luogo in cui gli intellettuali si riunivano per discutere delle tematiche più all'avanguardia per quanto riguarda, che ne so, il rapporto con la storia, quello che stava succedendo con Napoleone, la letteratura, quindi partecipa alla vita culturale attiva dell'epoca. Intanto Napoleone sta andando incontro al proprio declino e nel 1813, dopo la battaglia di Lipsia, quando appunto viene praticamente sconfitto, Foscolo, invece di passare, come fece Monti, dalla parte degli austriaci, continua a difendere a spada tratta il regno napoleonico d'Italia, che corrispondeva praticamente a Milano. Quindi Foscolo rifiuta di collaborare con gli austriaci, anche se gli austriaci gli avevano offerto un incarico anche di un certo prestigio. Ecco, Foscoli non accetta, rimane, Foscolo, scusatemi, non accetta, rimane coerente con la propria adesione a degli ideali patriottici, se vogliamo, degli ideali di libertà. Per cui, visto che l'Austria è ritornata al potere nel Lombardo-Veneto, Foscolo decide di partire per esilio volontario. E allora che sedi tocca? Inizialmente si sposta in Svizzera, che era, diciamolo, lo stato più vicino rispetto alla Lombardia, e poi di lì a qualche tempo si sposta, nel 1817, si sposta a Londra, ed è proprio a Londra che morirà. Che vita conduce Foscolo a Londra? Vive come traduttore e come promotore della letteratura italiana, cioè cerca di diffondere la letteratura italiana all'estero, ma questo comunque non gli porta una grande ricchezza economica, cioè l'attività di traduttore non lo porta a vivere bene, per cui morirà in uno dei quartieri più poveri della città di Londra nel 1827, a Turnham Green. Però, se voi oggi volete andare a vedere la tomba di Foscolo, non la trovate a Londra, perché siccome Foscolo, nella sua opera maggiore, cioè nei Dei Sepolcri, aveva parlato di una chiesa in modo particolare, in cui sono presenti i sepolcri di personaggi importanti per la storia d'Italia, Santa Croce a Firenze, siccome aveva parlato di questo, quando viene unificata l'Italia, si compie l'unificazione d'Italia nel 1871, si decide di riportare in Italia il corpo di Foscolo, per cui oggi il nostro autore è sepolto a Santa Croce a Firenze. Quindi semplicemente muore a Londra, ma poi viene riportato in Italia, viene sepolto non nella propria patria, quindi non a Zante dove è nato e nemmeno a Venezia, viene sepolto a Firenze nella chiesa di Santa Croce, perché quella chiesa per Foscolo è il simbolo come dire, è il simbolo del sepolcro, della tomba che dà messaggi civili a chiunque vada lì ad ispirarsi, ma di questo parleremo tra poco. Allora, se noi vogliamo capire il pensiero, almeno mettiamo la faccia di Foscolo che è più allegra come cosa. Se noi vogliamo capire, vogliamo comprendere un po' il pensiero di Foscolo, dobbiamo collocarlo fondamentalmente uno nel contesto storico in cui lui vive, cioè l'età napoleonica, il passaggio tra 700 e 800, e poi dobbiamo conoscere un po' la sua formazione, perché è questa che sicuramente ha influenzato il suo pensiero. Innanzitutto dobbiamo capire che la formazione di Foscolo risente ovviamente del pensiero razionale, del pensiero laico tipico dell'illuminismo. E in modo particolare Foscolo parte da una base materialistica e da una base sensistica. Che cos'era il sensismo? Abbiamo detto, era una teoria filosofica che si rifaceva all'ateismo e al materialismo, scusatemi, giusto, insieme al materialismo era un'espressione di questa tendenza. Il sensismo si basava sulla consapevolezza di conoscere il mondo soltanto attraverso i sensi, soltanto attraverso l'esperienza, quindi veniva rinnegata ogni forma di innatismo. Che cos'è l'innatismo? Essere convinti che le idee risiedono in noi sin dalla nascita. Non è così. Il sensismo dice che la conoscenza si acquista soltanto tramite i sensi. Vi faccio l'esempio cretino. Se io non ho mai mangiato una papaya, non so che sapore ha la papaya. Non ho l'idea di papaya dentro la mia testa. L'acquisto se faccio esperienza di ciò. È un esempio cretino, ma per farvi capire. L'innatismo invece sosteneva che l'uomo potenzialmente ha dentro di sé tutta la conoscenza, poi la verifica con l'esperienza.
Quindi Foscolo parte da una base di sensismo e soprattutto Foscolo parte da una base di materialismo, secondo cui la conoscenza è strettamente legata alla materia, materia data dall'aggregazione e dalla disgregazione di particelle, per cui con la morte termina tutto, non c'è un'anima, non c'è una trascendenza. Ecco, Foscolo parte da questo, però poi gradualmente supererà queste posizioni. A ciò, questi, diciamo, queste basi filosofiche, noi dobbiamo comunque associare una formazione anche letteraria, perché vi ho detto che Foscolo è una sorta di lettore onnivoro, è molto attento, la sua curiositas è molto accesa, quindi Foscolo legge e studia qualsiasi cosa, legge autori antichi, anche perché essendo greco non ha grandissime difficoltà a recuperare la tradizione antica classica, ad esempio ha un vero e proprio culto nei confronti di Omero, ma non è l'unico autore greco che lui stima, stima molto anche Saffo, stima Pindaro, quindi insomma sono degli autori che Foscolo legge e traduce, Callimaco ad esempio. Quindi mostra un'attenzione per il mondo greco, un'attenzione per il mondo latino, in modo particolare gli stanno a cuore Catullo, Virgilio, Orazio, e poi mostra attenzione per la produzione moderna, quindi è attento alla produzione del 300, Dante e Petrarca per quanto riguarda i loro studi politici, quindi per esempio il De Monarchia di Dante, oppure la Divina Commedia e i Canti Politici, e per quanto riguarda Petrarca invece la canzone civile all'Italia, che è presente nel canzoniere appunto come testo politico. Quindi riprende testi autori della letteratura italiana, diciamo più datati, tra virgolette, rispetto a Foscolo, ma anche autori contemporanei. Vi ho detto che ha molta stima nei confronti di Parini per il suo classicismo civile. Vi ricordate la caduta quando insisteva sulla l'autonomia dell'intellettuale? Apprezza molto Alfieri perché lui vede un qualcosa di simile, vede quella carica passionale, e poi apprezza anche la lotta contro la tirannide, ovviamente. Apprezza molto anche Monti, non dal punto di vista politico, perché sappiamo che Monti era un po' una bandieruola, si piegava al signore del momento, ma lo apprezza per il neoclassicismo, per quel labor lime che rende particolarmente perfetta, ad esempio, la sua traduzione dell'Iliade. E poi è attento agli autori contemporanei per quanto riguarda la produzione, soprattutto la produzione preromantica di quegli anni. In modo particolare ammira molto la poesia cimiteriale inglese di Gray e il preromanticismo dello Sturm und Drang di Goethe. Quindi, partendo da questo presupposto, da questa attenzione per questa formazione poliedrica, possiamo andare a vedere un po' i capisaldi del pensiero di Foscolo. Allora, pensiero, produzione, poetica, perché sono ovviamente interconnessi. Allora, praticamente il pensiero di Foscolo ruota intorno alle cosiddette illusioni, alla religione delle illusioni. Che cosa sono le illusioni? Le illusioni sono delle bugie, sono delle menzogne, sono delle ancore di salvezza a cui l'uomo si aggrappa per sopravvivere alla crudeltà della vita. L'uomo è consapevole che queste illusioni appunto sono tali, sono delle menzogne, però sente comunque il bisogno di affidarsi, di votare la propria vita alla difesa di queste illusioni, perché altrimenti la vita sarebbe semplicemente un viaggio verso la morte. Morte che per Foscolo, materialista, è vista come la fine di tutto, è vista, lui parla in questi termini, la morte è il nulla eterno. Quindi, se noi, e oggettivamente non è sbagliato, cioè se noi ci alziamo la mattina e pensiamo che dal primo giorno in cui nasciamo in realtà stiamo morendo, la vita non avrebbe senso, cioè ti viene la disperazione. Quindi per sopravvivere a questa impossibilità di controllo dell'esistenza, l'uomo si affida, si aggrappa alle illusioni, ma ha la consapevolezza che sono illusioni, sono bugie. Non è che si illude, non è, voglio dire, non è che crede ciecamente che quelle illusioni siano eternità. Sa che sono delle bugie, sono degli autoinganni che gli permettono di sopravvivere. E perché crede lo stesso? Perché sa che altrimenti la sua vita sarebbe dominata dal dolore. Da dove nasce questa teoria delle illusioni? La teoria delle illusioni parte proprio dalla crisi del materialismo, perché Foscolo è un uomo che vive il passaggio tra 700 e 800, cioè razionalmente lui sa che la realtà è determinata dalla materia. Ma questo non gli basta, perché c'è un qualcosa che lo fa soffrire. Che cos'è questo qualcosa? La sua coscienza, i suoi stati d'animo, il suo io, che non può accettare
di essere di passaggio sulla Terra, non può accettare di essere solo materia aggregata che con la morte si disgregherà. Ecco perché sente il bisogno delle illusioni. Quali sono le principali illusioni a cui approda Foscolo? Allora, innanzitutto bisogna dire che le illusioni per Foscolo sono degli strumenti che ti danno appunto l'illusione, la possibilità illusoria di sopravvivere alla morte. Sono diverse le illusioni a cui si affida Foscolo. La più alta sicuramente è la poesia, ma andiamo per gradi. Sono fondamentalmente cinque: la patria, gli affetti, la bellezza, il sepolcro e la poesia. Allora, che cos'è la patria per Foscolo? La patria, per Foscolo è una sorta di madre che accoglie i suoi figli. La patria per Foscolo ha una duplice valenza. C'è una patria, vi dicevo prima, culturale, che per Foscolo è la Grecia antica in modo particolare, e poi c'è una patria concreta, una patria storica, che per Foscolo è l'Italia. In questo, questa attenzione che Foscolo ha nei confronti della patria, della necessità di lottare, di cambiare, di cacciare lo straniero, in questo si vede il preromanticismo, di Foscolo stesso, perché appunto cerca in tutti i modi di svegliare le coscienze, un po' come però Alfieri lo faceva a livello individuale. Foscolo comincia a premere un po' di più sulle masse e in questo anticipa il romanticismo vero e proprio. La patria quindi è un valore a cui tendere per Foscolo. Oppure un valore in cui rifugiarsi nel caso, ad esempio, della cultura classica. La Grecia viene vista come la culla della civiltà. Un'altra illusione sono gli affetti. Cosa intende Foscolo per affetti? Intende sia l'amore tra uomo e donna, sia l'amore tra, per esempio, una madre e un figlio, tra fratelli, perché gli affetti sono illusione. Anche gli affetti sono destinati a soccombere, cioè la morte può portarti via un caro. La malattia può far ammalare una persona a cui vuoi bene, però gli affetti che potere hanno? Qual è l'illusione che provocano? Gli affetti, dice Foscolo, sono importanti perché, soprattutto se associati al tema della morte, possono permettere alle persone di sviluppare l'illusione che il defunto, ad esempio, possa sopravvivere nel ricordo delle persone che gli hanno voluto bene. Se io ho un figlio e io muoio, se mio figlio mi ricorda perché io ho instaurato un rapporto di affetto con lui, io sono morta a livello materiale, però vivo nel ricordo di mio figlio. Ecco, questa è una forma di illusione legata alla funzione degli affetti. Gli affetti, si legano in questo caso alla tomba per permettere la sopravvivenza. Un altro tema che permette, che comunque è un'illusione per Foscolo, è la bellezza. Che cos'è la bellezza? La bellezza noi abbiamo visto che è un tema cardine del neoclassicismo, ma in Foscolo, proprio per l'adesione alle illusioni, diventa anche un traslato, si sposta anche nel settore del preromanticismo. Che cos'è la bellezza? La bellezza è un'entità, un'illusione che migliora l'uomo, che lo rende perfetto. La bellezza, praticamente permette di ingentilire, di migliorare appunto la bestialità, le miserie tipiche dell'essere umano. Foscolo fa una distinzione tra la bellezza umana e la bellezza mitica. La bellezza umana, quella che possono avere le donne, per intenderci, che per Foscolo vengono cantate in una dimensione laica. Le donne per Foscolo non sono donne angelo, sono delle donne che al massimo possono essere associate alla divinità pagana, possono essere associate ai miti greci, ma non sono donne angelo, per intenderci. Allora, la bellezza umana, dice Foscolo, è destinata a terminare perché su di lei agisce il tempo, agiscono le malattie, agisce la morte. Alla bellezza umana si contrappone la bellezza mitica, cioè la bellezza delle dee. Questa bellezza è eterna, è immutabile. Allora, che cosa fa Foscolo? In qualche modo innalzare il presente, paragona le donne che lui canta alle divinità. In questo caso la bellezza umana si annulla nella bellezza mitica e il ricordo di queste donne diventa immortale. Quindi la bellezza per Foscolo ha una funzione eternatrice, innalza il presente e lo rende eterno, lo porta al di là del tempo e dello spazio. Dire che la donna X è bella tanto quanto Venere e il poeta la canta così come gli antichi cantavano Venere, fa sì che la donna sia messa sullo stesso piano di Venere e che entrambe siano rese eterne dal canto poetico. Quindi la bellezza che va oltre il tempo rende eterna e la bellezza ingentilisce.
L'altra illusione, che poi diciamo è il cuore, se vogliamo, della riflessione di Foscolo, è l'altra illusione è il sepolcro. Che cos'è il sepolcro? Il sepolcro è la tomba, per intenderci, ed è lo strumento che permette la memoria. Noi questo discorso adesso lo possiamo calare nella nostra contemporaneità. Se vi ricordate, Vico diceva che sono tre gli elementi che accomunano tutte le culture: la religione, i matrimoni e i funerali. Il funerale oggettivamente non serve al morto, serve al vivo per celebrare a livello rituale, per concludere il passaggio, l'uscita di quel membro della comunità dal gruppo stesso. Perché quando oggi vediamo tutti i defunti per il coronavirus messi nelle bare, portati con i camion, ci viene questa tristezza? Perché sentiamo il bisogno di fare un funerale come Cristo comanda? Perché quando muore una persona cara e sappiamo che non può essere celebrata, non possono essere celebrate le esequie, ci sentiamo male? Dopotutto il morto è morto, non sente niente. La tomba a chi serve? Serve a noi. Perché abbiamo bisogno di andare al cimitero a portare un fiore sulla tomba dei nostri cari? Non serve al defunto. La tomba, dice Foscolo, serve a chi resta, serve al vivo, perché la tomba permette di mantenere vivo il ricordo di chi non c'è più. Quindi si crea un'illusione, l'illusione della sopravvivenza alla morte. Quindi il sepolcro per Foscolo è lo strumento che permette la memoria, quindi che permette al vivo di sconfiggere la morte. Quindi il sepolcro per Foscolo ha una funzione eternatrice. Funzione eternatrice che può esistere soltanto se ha due condizioni. Uno, colui che muore lascia quella che Foscolo chiama eredità d'affetti. Cioè, se chi muore lascia delle persone che gli vogliono bene e possono ricordarsi di lui. Se io sono sola come un cane e muoio, non ho amici, non ho parenti, la tomba che mi serve? Chi si ricorderà di me? Nessuno. Quindi la tomba ha una funzione eternatrice nel momento in cui esiste una cosiddetta eredità di affetti, cioè esistono delle persone che hanno voluto bene, che sono entrate in contatto con il defunto. E l'altra condizione è che la tomba esista materialmente. Perché se ad esempio, dopo una grande battaglia, no? O tipo adesso, questi morti del coronavirus che vengono inceneriti, se si perdono quelle ceneri, come fai e si perdono le persone che sono in contatto con quel defunto, come fai a ricordare l'esistenza di quella persona? Nel tempo andrà perduta. Quindi per Foscolo la tomba riesce a permettere la memoria a due condizioni. Uno, se c'è l'eredità d'affetti, e due, se la tomba continua ad esistere materialmente. Se la tomba viene distrutta dal tempo, perde la propria funzione. Ecco che si arriva all'ultima illusione, la poesia. La poesia per Foscolo è l'illusione con la I maiuscola, perché ancora di più rispetto al sepolcro consente di sviluppare la funzione eternatrice. La poesia davvero rende immortali, il canto poetico rende immortali azioni, eroi, vicende, perché la parola poetica non è materiale. E infatti lui questo lo dirà bene nei Sepolcri. Noi ricordiamo le imprese della guerra di Troia, ricordiamo la storia di Ettore, per esempio, non perché abbiamo la sua tomba, non l'abbiamo. Noi ricordiamo le imprese della guerra di Troia e conosciamo il personaggio di Ettore perché è stato Omero a cantarle quelle imprese. Quindi la poesia ha reso immortale Ettore, non la sua tomba. Questa è una cosa importante. Quindi per Foscolo la poesia è l'illusione più alta che racchiude in sé tutte le precedenti, perché la poesia può trattare la bellezza, può parlare degli affetti, può essere una poesia civile quando parla di patria e può essere una poesia sepolcrale quando parla appunto dei sepolcri. La poesia più di tutto riesce a rendere eterno, riesce a sopravvivere e a sconfiggere la morte. Questo pensiero ovviamente si ripercuote, questa attenzione per le illusioni si ripercuote nella poetica, cioè nel modo in cui Foscolo effettivamente scrive. La poetica di Foscolo, diciamo che risente del preromanticismo quando cerca di mettere in atto di rappresentare questa tematica delle illusioni, delle passioni, del senso del limite, la morte vista come fine di tutto, il bisogno di andare oltre.
E dall'altra parte la produzione, la poetica, è influenzata dal neoclassicismo, per cui Foscolo utilizzerà il laborlime, cercherà di rifarsi a delle forme metriche elevate, tipo la forma dell'ode, quindi insomma delle odi, quindi cerca in qualche modo di usare un italiano fiorentino che in base alla finalità che lui vuole dare alla propria opera passa dal livello medio al livello elevato. Diciamo che per quanto riguarda la produzione di Foscolo, possiamo dividere ne nettamente alcune opere nel settore preromantico, altre nel settore neoclassico e altre stanno in una via di mezzo, oppure non possono essere ascritte né da una parte né dall'altra. Tra le opere più prettamente preromantiche, in cui abbiamo le illusioni, il tema della sepoltura, il tema delle passioni, eccetera, abbiamo Ultime lettere di Jacopo Ortis e i sonetti. Nelle opere invece più puramente neoclassiche, tema della bellezza, il laborlime, eccetera, eccetera, abbiamo le odi e poi il poemetto Le Grazie. Poi il capolavoro invece di Foscolo, cioè il Carme dei Sepolcri, è un mix tra forme e contenuti del neoclassicismo e del preromanticismo. Ovviamente Foscolo ha scritto tanto, tanto, tante opere in più, però noi possiamo ricordare altre opere, tre opere in modo particolare, che non possono essere ingabbiate né nel neoclassicismo né nel preromanticismo, ma che sono interessanti per motivi che vi dirò in seguito. Cioè abbiamo la notizia intorno a Didimo Chierico, la tragedia Aiace e poi il discorso sul testo del poema di Dante, che è un testo critico sulla Divina Commedia. Quindi, volendo sintetizzare, quali sono gli aspetti della poetica e del pensiero di Foscolo che possono essere ricondotti al neoclassicismo? Innanzitutto il laborlime, quindi il lavoro di rifinitura stilistica. Poi la ripresa del mito per innalzare il presente, come ad esempio i riferimenti alle divinità o a Omero, in questo caso, come vi ho citato prima nell'esempio di Ettore con la guerra di Troia. Poi il tema della bellezza che ingentilisce gli animi, questo l'abbiamo visto nella produzione neoclassica, vi ricordate quello che diceva anche Winckelmann, la bellezza che deve essere quieta e in qualche modo imperturbabile. La ripresa, un'altra caratteristica, la ripresa dei modelli classici, Orazio in modo particolare, il mescere utile e dulci, l'unire inutile al dilettevole, e l'attenzione per i classici neoclassici e i classicisti contemporanei, Parini prima e poi Monti dall'altra parte. Invece, quali sono le caratteristiche tipiche dell'espressione preromantica? Innanzitutto l'attenzione per le passioni e per la scrittura che deve esprimere queste passioni, e qua il modello a cui si rifà è Alfieri, che aveva anticipato il preromanticismo. L'attenzione alla produzione preromantica europea, ve ne ho parlato prima, Gray per la poesia cimiteriale e Goethe per quanto riguarda poi Werther, che verrà ripreso nelle ultime lettere di Jacopo Ortis. Poi, altra caratteristica in generale, la centralità dell'io, io che diventa lo strumento che analizza e critica il presente, proprio sottolineando questa necessità, questa, scusatemi, questa centralità del limite, intendere la vita come un viaggio verso il nulla eterno. Questa centralità dell'io che critica il presente e arriva a sottolinearne la dimensione negativa, il senso di fallimento, viene chiamato egotismo. Che cos'è quindi l'egotismo? Centralità dell'io che analizza e critica la propria condizione esistenziale, capendo che non c'è possibilità di scampo razionalmente parlando. E poi un'altra tematica che avvicina, cioè che è tipica della produzione preromantica di Foscolo, è questa tendenza a ricercare il senso delle cose, una tendenza verso l'assoluto, che porterà Foscolo, come vi ho detto, ad approdare alle cosiddette illusioni. Foscolo sviluppa le illusioni perché non può accettare il fatto di essere soltanto materia, di essere soltanto un qualcosa di passaggio di cui non resterà traccia. Ecco, gli atei, ragazzi, e i materialisti, da questo punto di vista, se non credono ad una vita dopo la morte, se credono soltanto di essere fatti di materia, arrivano a questa consapevolezza. La loro vita termina con la loro disintegrazione. E allora cosa resta di noi? Chi siamo? Che senso ha lottare e autodeterminarci se poi con la morte di noi non resta niente? Ecco, Foscolo si fa queste domande, non può accettare di essere solo questo. Vuole che sia ricordato e in che modo cerca di sopravvivere alla morte? Attraverso le illusioni, attraverso il ricordo presso le persone care, gli affetti, attraverso l'azione politica, lotta a fianco a Napoleone, attraverso come dire, l'esaltazione della bellezza che ingentilisce. Lui è il poeta che canta alle sue amanti associandole a delle divinità. Poi attraverso il sepolcro lui chiede una tomba per sé.
E sottolinea l'importanza della tomba a livello di illusione, perché cioè, la tomba permette di ricordare, cioè nel momento in cui la tomba viene distrutta, ci rende eterni la poesia. Foscolo è un poeta, quindi cerca in qualche modo di guadagnarsi l'immortalità descrivendo, rappresentando la realtà, innalzandola e allo stesso tempo ponendosi come erede di Omero. Questa è la nostra lezione, diciamo, introduttiva su cenni biografici, poetica, formazione e pensiero. La prossima lezione invece sarà più dettagliata e incentrata sulla produzione, quindi vedremo un po' le varie opere e leggeremo dei testi tratti da ciascuna. Ciao!